Chiai! Allora, sono qui per sconvolgervi con un rapido riassunto dei film di Kung Fu Panda. Si parte, primo film, vai. C'è questo panda che si chiama Po, che sono io, appassionato di Kung Fu, ma soprattutto di ravioli. Praticamente voglio diventare un maestro di Kung Fu e tutti mi dicono che sono solo un panda. Poi il maestro Ogui mi sceglie come guerriero dragone. E il maestro Shifu fa tipo, cosa? Ma io inizio ad allenarmi con i 5 cicloni e sconfiggo il perfido Tai Lung. Mai dubitare di un panda, amici. Film numero 2. Fuochi d'artificio, ora sono un vero maestro di Kung Fu. Ma, ah no, arriva il perfido Lord Shen, un tipo ossessionato dai cannoni e dal dominio del mondo. Il classico cattivo. Io trovo la mia pace interiore, con un po' di mosse di Kung Fu e abilità pandesca, gli do un calcio sul suo sedere piumato. E vinco. Capitolo numero 3. Torna il mio papà, scomparso da tempo, per avvisarmi dell'esistenza di un villaggio segreto popolato da panda. Ma ovviamente non ci sono solo buone notizie. Arriva il generale Kai, che ruba il chi di tutti i maestri di Kung Fu. Così con le mie abilità di Kung Fu e il mio chi spedisco Kai nel regno dello spirito. Missione compiuta. Busha! Bene, ora questa magnifica storia continua con Kung Fu Panda 4, dal 21 marzo al cinema. Scadusce, cari amici miei!